Siamo ancora qua, di fronte a questa azienda, cercando di capire come possiamo uscire da questa situazione che è complicata, con un'azienda molto ottusa che probabilmente non vuole o non sa cosa vuol dire avere delle relazioni sindacali, costruire un percorso, un accordo al fine di tutelare i lavoratori. Questi lavoratori sono una buona parte madri, spesso part time, ci sono dei lavoratori che hanno delle difficoltà anche fisiche, sono lavoratori assunti in categorie protette e per le quali saranno assolutamente in difficoltà in un trasferimento così pesante e importante. Abbiamo fatto una serie di proposte, dalla flessibilità al telelavoro, all'opportunità di trovare metodi e modi per spostarsi anche assieme per evitare dei costi aggiuntivi che diventano assolutamente pesanti per redditi che non sono sicuramente troppo ricchi. Per cui chiediamo di nuovo all'azienda di sedersi al tavolo, ma non solo con la volontà di sedersi e non dir nulla, ma con la volontà di trovare un accordo. Ormai anche la politica si è mossa, sta facendo quadrato attorno a questa azienda. Il Ministero del Lavoro gli ha richiesto ancora un ulteriore incontro per tentare di trovare un accordo. Io credo che ormai sia chiaro e deve essere chiaro per questa azienda che da qualche parte se ne deve uscire, e se ne deve uscire, se vuole uscire con dignità, il percorso è questo. Diversamente questa azienda farà veramente una brutta figura, e poi essendo un'azienda commerciale, secondo me sta facendo un flop esagerato.